fantastico, cioè poi è la prima volta che mi capita davanti a una platea così grande, quindi è anche abbastanza emozionante, bello, bello. Organizzato benissimo, mi piace molto, è molto molto interessante. È un libro per ragazzi che parla di sport, di uno sport particolare che si chiama Torbal, che può essere giocato soltanto dai non vedenti, e poi vi lascio immaginare il seguito, insomma. Sono venuta con molto piacere a incontrare i bambini della Puglia, è la quarta volta che scendo da Trieste in questa bellissima terra dove i bambini sono ancora genuini e forse un po' diversi da quelli che incontro di solito. Abbiamo presentato i miei disegni, i miei personaggi, i bambini hanno fatto tante domande e spero che gli resterà un po' nel cuore la voglia di leggere, perché chi legge ha una marcia in più. È bellissimo essere con i ragazzi salentini a Campi, che è una delle fiere che ormai da tanti anni contraddistingue non soltanto l'editoria regionale ma anche l'editoria nazionale, con tanti editori che vengono da fuori. E per me è bello e lusinghiero far conoscere un pezzo della nostra storia, che è quello legato all'arrivo degli albanesi nel 1991, che ha cambiato le sorti, insomma, della nostra terra. Grazie a Campi Salentino, grazie a voi.